Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Oggi in Italia e in altri paesi si celebra la solennità del corpo e sangue di Cristo. Il Vangelo ci presenta il racconto dell'ultima cena. Le parole e i gesti del Signore ci toccano il cuore. Egli prende il pane nelle sue mani, pronuncia la benedizione, lo spezza e lo porge ai discepoli dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo». È così, con semplicità, che Gesù ci dona il sacramento più grande. Il suo è un gesto umile di dono, un gesto di condivisione. Al culmine della sua vita non distribuisce pane in abbondanza per sfamare le folle, ma spezza se stesso nella cena pasquale con i discepoli. In questo modo Gesù ci mostra che il traguardo della vita sta nel donarsi, che la cosa più grande è servire. E noi ritroviamo oggi la grandezza di Dio in un pezzetto di pane, in una fragilità che trabocca amore, trabocca condivisione. Fragilità è proprio la parola che vorrei sottolineare. Gesù si fa fragile, come il pane che si spezza e si sbriciola. Ma proprio lì sta la sua forza, nella sua fragilità. Nell'Eucaristia la fragilità è forza, forza dell'amore che si fa piccolo per poter essere accolto e non temuto, forza dell'amore che si spezza e si divide per nutrire e dare vita, forza dell'amore che si frammenta per riunirci tutti noi in unità. E c'è un'altra forza che risalta nella fragilità dell'Eucaristia, la forza di amare chi sbaglia. È nella notte in cui viene tradito che Gesù ci dà il pane della vita, ci regala il dono più grande mentre prova nel cuore l'abisso più profondo. Il discepolo che mangia con lui, che intinge il boccone nello stesso piatto, lo sta tradendo. Il tradimento è il dolore più grande per chi ama. E che cosa fa Gesù? Reagisce al male con un bene più grande. Al no di Giuda risponde con il sì della misericordia. Non punisce il peccatore, ma dà la vita per lui, paga per lui. Quando riceviamo l'Eucaristia, Gesù fa lo stesso con noi. Ci conosce, sa che siamo peccatori, sa che sbagliamo tanto, ma non rinuncia a unire la sua vita alla nostra. Sa che ne abbiamo bisogno, perché l'Eucaristia non è il premio dei santi, no. È il pane dei peccatori. Per questo ci esorta: non avete paura, prendete e mangiate. Ogni volta che riceviamo il pane di vita, Gesù viene a dare un senso nuovo alle nostre fragilità. Ci ricorda che ai suoi occhi siamo più preziosi di quanto pensiamo. Ci dice che è contento se condividiamo con lui le nostre fragilità. Ci ripete che la sua misericordia non ha paura delle nostre miserie. La misericordia di Gesù non ha paura delle nostre miserie e soprattutto ci guarisce con amore da quelle fragilità che da soli non possiamo risanare. Quali fragilità pensiamo? Quella di provare il risentimento verso di chi ci ha fatto del male. Questo da soli non possiamo guarire.
quella di prendere le distanze dagli altri e isolarci noi stessi, quella da soli non possiamo guarire, quella di piangerci addosso e lamentarci senza trovare pace. Anche di questa noi soli non possiamo guarirci. È Lui che ci guarisce con la Sua presenza, col Suo pane, con l'Eucaristia. L'Eucaristia è farmaco efficace contro tutte queste chiusure. Il pane di vita, infatti, risana le rigidità e le trasforma in docilità. L'Eucaristia guarisce perché unisce a Gesù, ci fa assimilare il suo modo di vivere, la sua capacità di spezzarsi e donarsi ai fratelli, di rispondere al male con il bene. Ci dona il coraggio di uscire da noi stessi e di chiamarci con amore verso le fragilità altrui. Come fa Dio con noi? Questa è la logica dell'Eucaristia. Riceviamo Gesù che ci ama e sana le nostre fragilità per amare gli altri e aiutarli nelle loro fragilità. E questo durante tutta la vita. Oggi, nella liturgia delle ore, abbiamo pregato un inno, 4 versetti, che sono il riassunto di tutta la vita di Gesù. E ci dicono così che Gesù, nascendo, si è fatto compagno di viaggio nella vita. Poi nella cena si è dato come cibo. Poi nella croce, nella sua morte, si è fatto prezzo, ha pagato per noi. E adesso, regnando in cieli, è la nostra spes, il nostro premio, che noi andiamo a cercare quello che ci aspetta. La Vergine Santa, in cui Dio si è fatto carne, ci aiuti ad accogliere con cuore grato il dono dell'Eucaristia e a fare anche della nostra vita un dono. Che l'Eucaristia ci faccia un dono per tutti gli altri. Angelus Domini, nunciavit Maria. Et concepit de Spiritus Sanctus. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuo. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. E verbum caro factum est. Ed habitavit in nobis. Ave Maria, grazia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitris. Ut digne ficiamur promissionibus Christi. Gratiam tuam quaesum, Domine, mentibus nostris infunde, che angelo annunciante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovim, per passionem eius ad crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucet Deis. Requiescant in pace. Amen. Sic nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen.
Cari fratelli e sorelle, seguo con dolore le notizie che giungono dal Canada circa la sconvolgente scoperta dei resti di 215 bambini alunni della Kamloops Indian Residential School nella provincia della Columbia Britannica. Mi unisco ai vescovi canadesi e a tutta la Chiesa Cattolica in Canada nell'esprimere la mia vicinanza al popolo canadese traumatizzato dalla scioccante notizia. La triste scoperta accresce ulteriormente la consapevolezza dei dolori e delle sofferenze del passato. Le autorità politiche e religiose del Canada continuino a collaborare con determinazione per fare luce su quella triste vicenda e impegnarsi umilmente in un cammino di riconciliazione e guarigione. Questi momenti difficili rappresentano un forte richiamo per tutti noi per allontanarci dal modello colonizzatore e anche delle colonizzazioni ideologiche di oggi e camminare fianco a fianco nel dialogo, nel rispetto reciproco e nel riconoscimento dei diritti e dei valori culturali di tutte le figlie e i figli del Canada. Affidiamo al Signore le anime di tutti i bambini deceduti nelle scuole residenziali del Canada e preghiamo per le famiglie e comunità autoctone canadesi affrante dal dolore. Preghiamo in silenzio. Desidero assicurare la mia preghiera per le vittime della strage compiuta la notte tra venerdì e sabato in una cittadina del Burkina Faso. Sono vicino ai familiari e all'intero popolo burkinabè che sta soffrendo molto a causa di questi ripetuti attacchi. L'Africa ha bisogno di pace e non di violenza. Oggi a Chiavenna, in diocesi di Como, viene beatificata Sor Maria Laura Mainetti, delle Figlie della Croce, uccisa 21 anni fa da 3 ragazze influenzate da una setta satanica. La crudeltà. Proprio lei, che amava i giovani più di ogni cosa, e amato e perdonato quelle stesse ragazze prigioniere del male, Sor Maria Laura ci lascia il suo programma di vita: fare ogni piccola cosa con fede, amore ed entusiasmo. Che il Signore ci dia a tutti noi a fede, amore ed entusiasmo. Un applauso alla nuova beata. Dopodomani, martedì 8 giugno, alle ore 13, l'Azione Cattolica Internazionale invita a dedicare un minuto per la pace, ciascuno secondo la propria tradizione religiosa. Preghiamo in particolare per la Terra Santa e per il Myanmar. Saluto cordialmente tutti voi, provenienti da Roma, dall'Italia e da altri paesi. Particolare saluto i ragazzi del progetto Contatto di Torino. Il gruppo devoti della Madonna dei Miracoli di Corbetta, le famiglie di Cirignola e l'Associazione Nazionale Ambulanti con numerosi lavoratori delle fiere e artisti di strada. Grazie tante per i doni che avete portato. E anche saluto i salentini del sud della Puglia che stanno ballando la pizzica lì, bravi. A tutti auguro una buona domenica. Per favore,
Non dimenticatevi di pregare per me. Buon pranzo e arrivederci.